di Mercato Totale, oggi con noi un personaggio nuovo per queste interviste, ma in realtà una vecchia conoscenza del mondo elettrico, Ettore Russo, membro del CDA di MEF. Buongiorno Ettore. Buongiorno Giancarlo, è un piacere poter scambiare due chiacchiere con te. Benissimo, ma quello che importa è che parli tu, quello che dico io sono soltanto provocazioni, diciamo. Mi fa piacere che dici giovane in queste interviste, perché ahimè quest'anno compio 20 anni in questo settore così pieno di grandi soddisfazioni, ma anche così complicato. Benissimo, allora buon compleanno, allora prima di tutto buona ricorrenza, insomma. Allora, Ettore, tu sai che dobbiamo parlare dei dati del settore elettrico. Sappiamo che tra l'altro gennaio è andato bene, il progressivo 20-31, quindi un ottimo risultato, ma io con te vorrei parlare più globalmente, non poco ci interessa di gennaio che sapevamo sarebbe andato bene. Allora, partendo dal dato dello scorso anno, e cioè il settore elettrico ha fatto questi 6 miliardi e mezzo con una crescita notevolissima, potremmo dirlo. Una crescita che però ha molte spiegazioni, ad esempio l'aggiornamento dei listini, tanto per dire quella che probabilmente è principale, ma in realtà prima ancora dell'aggiornamento dei listini c'era stato un mercato che comunque galoppava. Allora, la domanda che ti faccio, visto che potrebbe qualcuno pensare che in realtà il fatturato è aumentato per via dell'aggiornamento dei listini, della crescita dei prezzi, io ti chiedo, questo dato dei 6 miliardi e mezzo circa è vera gloria oppure no? Allora, per quanto mi riguarda, Giancarlo, diciamo che di sorprese, un anno che per quello che ho potuto vivere io si è declinato in un primo periodo del 2021, diciamo gennaio-aprile, che ancora soffriva un po' della fatica nell'assestarsi, no? dopo l'anno pandemico, quindi già da gennaio c'erano stati i primi sentori del numero, no? Che stesse andando verso la direzione corretta. Diciamo che il vero cambio di marcia in generale e nello specifico nella MEF è avvenuto da maggio, dove le crescite sono state sempre più repentine e ci hanno dato questa grande soddisfazione. Quindi diciamo che da maggio a dicembre è stata un'escalation continuativa di over performance, per cui ogni mese riuscivamo a superare i volumi, era diventata un po' la normalità. Grattando un po', per arrivare un po' agli argomenti più interessanti, grattando quello che può essere stata l'interpretazione del macro numero, diciamo che questo numero è stato costruito su più fronti, no? Sicuramente l'effetto prezzi, che è quello che tu ricordavi, ha contribuito in maniera importante. Il 2021, come ben sai, è stato forse l'anno in cui i fornitori hanno ritoccato in maniera puntuali listini, e tra le altre cose sono stati ritoccati più di una volta durante l'anno, quindi nella media l'effetto prezzi secondo me è arrivato assolutamente a doppia cifra, no? Per cui poi dipende qual è la categoria merceologica, però diciamo che sul materiale elettrico puro parlare di un effetto prezzi superiore al 10% secondo me è congruo. Tutto questo ovviamente alimentato dall'effetto dei cavi. Io durante l'anno ho sempre monitorato l'andamento del cavo. 2022, ora che stiamo iniziando a redigere i contratti con i cavisti, mi sono reso conto di quanto, tu sai meglio di me, che i contratti con i cavisti vengono fatti in tonnellate. E quando sono entrato un po' più nello specifico di certi numeri, mi sono reso conto che l'effetto del volume rispetto alla quantità, al peso, è stato devastante. Ho capito. Mi hai dato una spiegazione molto interessante, devo dire che è un di più rispetto a quello che avevano già detto le illustri persone che ti avevano preceduto in questo dibattito. Dimmi. Questa è solamente una piccola chiave di lettura, perché oltre a questo, tu sai
meglio di me che c'è stato anche il grande effetto dell'ecobonus, ecobonus che è stato cavalcato in distribuzione in maniera molto differente. Ci stanno aziende come la nostra che per scelta hanno voluto, almeno nel 2021, limitare, chiamiamo plafonare, quello che era una volontà di rimanere vicino ai propri clienti, continuando a erogare servizi, accompagnandoli in questa ennesima avventura, ma senza mai esasperare quel numero che può diventare effettivamente una bolla e che può trasformarsi in un limite strutturale in certi tipi di imprese. Noi non abbiamo assolutamente premuto sull'acceleratore, non abbiamo utilizzato cessioni del credito, non abbiamo fatto sconti in fattura, non abbiamo utilizzato tutti quegli strumenti finanziari che dei nostri concorrenti per volontà o per necessità hanno deciso di cogliere. Certo. Perciò, oltre all'aumento dei prezzi di listino, oltre all'aumento delle materie prime in senso lato, prima io ho toccato il discorso del cavo, ma questo vale dal metallo a tutto quello che poi nella specificità di alcuni segmenti può aver rappresentato la crescita, anche direttamente o anche banalmente in maniera complementare, come è avvenuto su di noi, la parte dell'eco bonus ha contribuito a questo numero incredibile. È importante mantenere i piedi per terra. Ho capito. Quindi, allora, non dobbiamo assolutamente dire che sia stata una fortuna la pandemia che c'è stata, perché sappiamo quanto è successo nel mondo, però possiamo dire che sono venute fuori delle cose che magari erano un po' latenti, ma che hanno avuto un'accelerazione, parlo del mercato elettrico ovviamente, hanno avuto un'accelerazione molto positiva e che probabilmente daranno linfa anche per il futuro. Certo, certo, ma sai, io sono un profondo ottimista, nel senso che, come dicevo prima, bisogna tenere i piedi per terra. L'anno scorso, e non lo dico io, lo diranno i bilanci che fra poco vedremo pubblicati, secondo me il 2021 è stato un po' l'anno dei record dal punto di vista dei volumi, ma anche dal punto di vista della capitalizzazione di tutti quei focus che nell'anno pandemico sono stati fatti nell'ottimizzazione dei processi, guardando dentro alle proprie aziende, capendo un po' quali possono essere stati le aree di miglioramento che abbiamo fatto. Però, come ti dicevo, io sono un profondo ottimista per carattere e vedo opportunità ovunque. Penso il nostro settore possa avere già da oggi delle grandi opportunità, non lo dico io, ma lo dicono anche alcuni indicatori economici. Penso per esempio a come si stanno muovendo i fondi immobiliari in alcune zone italiane. Dobbiamo lavorare su due binari, uno è quello del PNRR, che fino adesso è stato un progetto non bello, bellissimo, ma che è rimasto nelle slide, è rimasto nei piani, è rimasto ancora sulla carta, è arrivato il momento di renderlo operativo e qua sarà molto importante fare cultura sui nostri clienti, essere leader di mercato. Noi lo siamo in alcune regioni dove operiamo, passa anche per accompagnare i nostri clienti in questa leadership culturale, quella nell'accompagnarli, nello spiegargli tutti le criticità che viviamo. Parlavamo prima delle materie prime, degli aumenti cavi, pensavo al PNRR, pensavo oggi alla difficoltà nel mandare in gara un certo tipo di lavori, no? I nostri clienti erano abituati a mandare in gara, a partecipare a delle gare con determinati standard. Oggi l'aumento repentino dei prezzi o le tempistiche nella realizzazione di alcune opere possono essere in maniera, posso dire, strutturale modificata, e quindi sarà tanto importante riuscire a portare a terra il PNRR, quanto quanto la politica deve trovare nei prezzari e negli accordi quadro la declinazione corretta per poi realizzarle queste opere. E questo è un canale.
Certo. L'altro canale, e chiudo, è quello del mondo privato. Io dicevo prima degli investimenti dei fondi, perché c'è tutto un discorso immobiliare da portare avanti, tutto il discorso della transizione ecologica, tutto il discorso del riadattamento degli spazi. Penso per esempio al mondo terziario, degli uffici, che va rigenerato dal modello dei singoli uffici al modello dell'open space, al modello che verrà. Quello che penso è che per affrontare quest'anno le sfide dobbiamo essere, sapere dove stiamo, sapere dove vogliamo andare, quindi cogliere fino in fondo queste grandi opportunità e questa crescita, ma dobbiamo essere molto molto dinamici nell'adeguarci alla velocità con cui cambia il mercato. Basti pensare a quello che è successo negli ultimi 15 giorni a livello politico-economico. Certo, Ettore, fino a 2-3 anni fa io sarei venuto da te col microfono e la telecamera, invece oggi vediamo quante interviste io riesco a fare imperversando sul settore, semplicemente collegandomi. Io sono a Torino, tu sei a Roma e siamo felici e indisturbati. Senti, no, ti chiedo allora, l'online, qui che voglio andare a parare, ovviamente ha avuto un boom clamoroso. E io ti chiederei a questo punto delle vendite, non solo per quanto riguarda me, ma in generale. Cioè, la domanda è un po' più complessa, cioè ti chiedo, certamente c'è stato un aumento delle vendite online anche nel settore, ma per come era strutturato il rapporto con l'elettricista al banco o comunque il viaggio della gente al cantiere, ecco, è stato un bene questo crescere dell'online oppure no? Allora, ti rispondo intanto, come ti ho detto, sono un profondo ottimista, io sono anche un grande romantico e penso che è difficile sostituire il rapporto personale, è difficile sostituire il guardarsi negli occhi e farlo attraverso una telecamera non ha la stessa valenza. Detto questo, il mondo va avanti e quindi noi aziendalmente abbiamo investito non tanto, tantissimo in questo settore. L'abbiamo fatto a partire dall'e-commerce, che è soltanto un piccolo tassello di un processo di digitalizzazione che stiamo facendo a quattro mani, perché lo stiamo facendo noi come MEF con i nostri fratelli di MEP. Tutto questo supervisionato da una persona che non so se hai mai avuto modo di conoscere, ma vedrai che prima o poi lo intervisterai, che è Manfred Dolfman, che è il responsabile della digitalizzazione di Veg Italia. Stiamo portando avanti con Manfred questo processo che passa per l'e-commerce, ma è digitalizzazione in senso lato, quindi parte dal creare quei tracciati con i clienti che lo meritano, per arrivare a far dialogare i sistemi informatici delle aziende partner, passa per uno scambio sano del confronto dei numeri, accessibilità alle statistiche, fino ad arrivare a comprendere, statisticare gli andamenti. Ti faccio un esempio banale. Prima parlavo del sistema, dei sistemi smart. Banalmente oggi attivare un'applicazione, qua mi levo il cappello del distributore, mi metto il cappello del produttore, fa sì che basta semplicemente tracciare la prima installazione di un'applicazione per comprendere dall'orario se l'attivazione del sistema smart l'ha fatto il privato o l'ha fatto l'installatore. È verosimile che se viene fatto dal lunedì al venerdì in un orario di lavoro, il mercato di riferimento è l'installatore, se viene fatto la sera o il sabato e la domenica forse ci è arrivato il cliente privato. Sono piccoli ragionamenti che possono accompagnare. Sulla parte della digitalizzazione noi abbiamo, come ti dicevo, investito molto, abbiamo fatto tutte le attività, addirittura siamo arrivati all'esasperazione, stiamo lavorando addirittura sui podcast, figurati, no? Che è un po' questo nuovo formato. Perciò abbiamo superato le call, abbiamo superato, no? Tutta la parte un po' più ormai che abbiamo iniziato a conoscere. Ci tengo però a dirti una cosa relativa alle vendite. Il canale del web io lo sto delineando perché fra i vari cappelli che ho anche la parte del marketing, è importante
spiegare ai nostri clienti e al mercato di riferimento che il web deve rappresentare solamente l'ennesimo canale che la nostra azienda, ma in generale penso il mercato, mette a disposizione come servizio. Ovvero, va molto di moda la parola omnichannel. A me piace pensare che un nostro cliente può acquistare da noi tramite i sistemi logistici e la consegna la mattina dopo, tramite i nostri 42 punti vendita che diventeranno 43 fra un mese e diventeranno 45 nei prossimi mesi. Possono acquistare tramite i nostri oltre 100 agenti sul territorio, tramite i nostri specialisti, tramite qualsiasi mezzo con cui sono abituati a acquistare o a confrontarsi con noi quotidianamente, hanno a supporto l'ennesimo canale che è quello del web. Mi piacerebbe anche pensare che sul web transitasse tutta quell'attività, passami il termine, a basso valore aggiunto, che è quello del controllo del codice, del prezzo, della disponibilità, dove l'uomo non fa la differenza. Cerchiamo di far fare all'uomo quello che deve fare, cioè mettere a disposizione ai nostri clienti quelle competenze che difficilmente il web oggi riesce a fare. Mannaggia Ettore, mi ero preparato la domanda finale e me l'hai anticipata. Ti volevo chiedere se ci sono delle novità in MEF per i prossimi mesi. Ma che fossero, mica puoi pensare che un'azienda come la MEF oggi possa solamente ambire a aprire 3 punti vendita. Ne stiamo facendo tante, Giancarlo. Ah, benissimo. Allora, dimmi, mi puoi dire quale sarà il 43esimo allora? Ma il 43esimo, il primo l'apriamo qua a Latina, perciò ecco. Qui in casa apriamo l'ottavo punto vendita. Quando succede questo? Guarda, meglio stupire che deludere, ti rispondo che siamo aperti al pubblico il 1 giugno. Ho capito, va bene. In tempo per farsi un bagno da quelle parti, allora. Sì. E come ti dicevo, gli investimenti ne stiamo facendo tanti, te ne racconto al volo qualcuno. Stiamo implementando l'automazione al logistico. In prima battuta stiamo facendo l'automazione del magazzino cavi, in seconda battuta ci sarà l'automazione del fitto. Poi, 1 gennaio... Siamo passati in SAP, quindi il cambio dell'IRP con tutta la parte di contabilità, tesoreria, amministrazione già partita. 1 aprile, quindi 4 aprile, perché il 1 aprile facciamo gli scherzi, noi ci passiamo veramente, il lunedì 4 aprile partiamo col go live su tutto il resto dell'azienda, perché il cambio dell'IRP anche questo è in piena coerenza con l'andare avanti e verso quei processi e quell'organizzazione che permette di dare ulteriore servizio al mercato e ai nostri clienti. E speriamo, ecco, che le sinergie di gruppo, perché io prima ho citato MEB, stiamo iniziando a lavorare sempre di più. Tu sai che nel 2021 per noi è stato un anno di cambiamento, perché le famiglie titolari delle minoranze di MEF e MEB hanno alienato a VEG Italia il 100% della partecipazione, quindi oggi siamo ovviamente a socio unico. Questo permette, fra le nostre due aziende, nella totale piena indipendenza aziendale, commerciale e di attività, di fare tutte quei confronti, di creare tutti quei dialoghi, di quei tavoli di dialogo che permettono di accelerare e di mettere a disposizione dell'altra azienda le aree dove ci sentiamo particolarmente forti e viceversa. Ho capito. Grazie Ettore Russo, mi hai detto di tutto, anzi di più, perché mi hai pure svelato i piani futuri, e quindi ti ringrazio, così possiamo anche dare qualche notizia. È solo l'inizio. Va bene. Grazie Ettore Russo, membro del CDA di MEF, buona giornata e buon lavoro a te. Grazie.